Dunque, a seguito del decesso di ieri mattina, 1° maggio, per una forma di meningite di un 21enne di Città Sant'Angelo, l'ASL di Pescara continua a svolgere anche l'attività di profilassi sulle persone potenzialmente esposte al contagio. Per le ultimissime ci colleghiamo in diretta con l'ospedale Santo Spirito, dove c'è in compagnia proprio dei medici che stanno seguendo questa delicata fase il nostro Luca Pompei. Luca, a te la linea, siamo in diretta, vai. Sì, grazie Carmine, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Gli ultimi aggiornamenti per quel che riguarda questo caso così drammatico. Intanto l'aspetto legato alla vittima, ai funerali del giovane di Città Sant'Angelo si terranno oggi alle 16:30 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Città Sant'Angelo. Tanto dolore intorno a questa vicenda. Un ragazzo molto conosciuto e molto amato non solo a Città Sant'Angelo, ma anche tra Montesilvano e Pescara. Poi c'è l'altro aspetto, quello riguardante l'aspetto, se vogliamo, epidemiologico, anche rispetto a una sorta di psicosi che si è creata in tutta l'area metropolitana in queste ore. Allora, per questo abbiamo voluto fare questo collegamento qui e lo facciamo con il professore Giustino Parruti, primario del reparto infettivi dell'Ospedale Civile di Pescara, e con il dottor Rossano Di Luzio, direttore sanitario dell'ASL di Pescara. Intanto partiamo proprio da Di Luzio, chiedendo che cosa è avvenuto in questi giorni, quali sono stati i termini della profilassi e soprattutto tutto il lavoro svolto dall'ASL. Sì, in questi giorni, ieri abbiamo attivato l'unità di crisi, il direttore generale ha attivato l'unità di crisi che è composta dal medico del servizio di igiene pubblica, la dottoressa Soldato, dal dottor Parruti, da me, dalla dottoressa Ceccagnoli e dalla dottoressa Consorte. Questa unità di crisi ha messo su i primi sistemi di prevenzione e di profilassi, dando le indicazioni opportune alle guardie mediche del territorio, perché le guardie mediche erano, essendo un giorno festivo, erano le prime a essere sottoposte alla partecipazione dei cittadini. Quindi abbiamo dato indicazioni su come effettuare la profilassi e abbiamo indicato, e questo vorrei sottolinearlo, che devono essere sottoposti a profilassi solamente le persone che hanno avuto un contatto diretto con il povero ragazzo. Le persone che invece hanno avuto contatti indiretti, cioè tramite o familiari o altre persone o amici degli amici, non devono essere sottoposti a profilassi. Ecco, qualche numero, 40 persone visitate in ospedale, una ventina direttamente identificate dal servizio di igiene, parliamo ovviamente dei parenti più stretti del ragazzo, e 100 persone si sono rivolte alle guardie mediche, più o meno questi numeri. Sì, all'incirca le guardie mediche, specialmente quella di Città Sant'Angelo, che era la città di residenza del ragazzo, hanno ricevuto diverse decine di persone che hanno chiesto informazioni e volevano essere sottoposti alla profilassi. La profilassi però è stata fatta solamente, ripeto, alle persone che hanno avuto un contatto diretto con il paziente. Altro aspetto importante, poi passiamo a Parruti, così si sono fatti i nomi del locale frequentato dal ragazzo, addirittura anche di un supermercato dove il ragazzo lavorava. Per non creare allarmismi, spieghiamo anche il tipo di coinvolgimento di questi due locali. Questi locali, il locale sia questo circolo privato che il supermercato, non sono direttamente coinvolti con questa tipologia di malattia. Il paziente è solo stato presente in questo locale, per cui sono stati contattati il gestore e i frequentatori di questo locale della giornata di sabato sera e sono stati invitati a essere sottoposti alla profilassi. Per quanto riguarda i due locali, una semplice sanificazione accurata e approfondita rende innocuo il locale, sia il locale che il supermercato. Allora, dottor Parruti, intanto l'altro lavoro importante svolto dall'unità di crisi è quello di inviare i prelievi all'Istituto Mayer di Firenze, all'Istituto Sanitario Nazionale di Roma. Si può già in qualche modo individuare che tipo di ceppo si è trattato? Allora, premesso che questa è una malattia estremamente rara, come sapete estremamente rara, che colpisce soltanto nell'ambito della popolazione in cui si crea una presenza del microrganismo nel cavo orale, una minima frazione che è quella suscettibile, quella geneticamente suscettibile al passaggio diretto del batterio dalle tonsille nel sangue. Premesso questo, siccome negli ultimi
diciamo 4 anni c'è stata in Italia la circolazione di un ceppo particolarmente virulento che ha avuto la capacità in effetti di dare più casi di quanti non ce ne siano stati sia nelle altre regioni che nel contesto temporale antecedente, abbiamo avviato immediatamente la ricerca di delle connotazioni del ceppo del povero ragazzo, in modo tale che nel giro di qualche giorno possiamo sapere se purtroppo siamo entrati nell'area di circolazione del ceppo ipervirulento della Toscana o se per fortuna, relativamente per fortuna, si tratti di un ceppo per così dire ordinario che ha meno implicazioni di salute pubblica. Ovviamente in base a quello che verrà fuori parleremo con tutte le autorità competenti per gli ulteriori provvedimenti di sanità pubblica. Questo anche per rispondere a chi dice ma dove l'ha preso, potrebbe essere lui stesso la fonte in qualche modo? Sicuramente lui per qualche ragione aveva acquisito nei giorni, nelle ore o nelle settimane, questo veramente rimane un avvolto nel mistero per tutti i casi, aveva acquisito nel suo caporale questo germe, il quale avendo trovato nel suo organismo, peraltro sano, condizioni di suscettibilità alla invasione ha determinato questo quadro patologico così terribile nonostante tutto quello che è stato possibile fare, devo dire con una tempestività che ci fa piacere sottolineare, ma che in questo caso non ha sortito nessuna. Quindi la circolazione di questi germi si allarga a volte nella popolazione coinvolgendo un'area vicina a quella dove c'è stata la circolazione precedente e quando raggiunge tra i colonizzati qualche suscettibile determina purtroppo queste manifestazioni. Un'ultimissima battuta brevissima, poteva essere salvato, molti se lo chiedono. Allora in questo caso purtroppo vi posso dire in coscienza che è stato fatto già a partire da tre quarti d'ora, un'ora dall'inizio dei sintomi che peraltro la dottoressa consorte ha immediatamente riconosciuto perché avevamo alle spalle un training anche recente alla luce dei dati della Toscana, è stato iniziato un protocollo avanzatissimo in questo momento considerato il migliore che utilizza oltre agli antibiotici convenzionali anche cortisone ad alta dosi e immunoglobuline, ma purtroppo anche questo non ha dato il suo effetto. Carmine, allora rapidamente c'è una brevissima dichiarazione che abbiamo registrato stamattina del titolare del locale Cube di Pescara, ovviamente travolto dalle notizie di questi ultimi giorni, davvero un minuto di testimonianza, Carmine se vuoi la possiamo andare in onda. Andiamo. Il locale Cube, Paolo Cicalini il titolare, prende le distanze da chi vuole in qualche modo tirar dentro questo locale in questa vicenda. In che modo, Paolo? La situazione, come vi dicevo, è delicata perché comunque innanzitutto c'è un nostro socio che non c'è più, quindi noi siamo comunque in una situazione di difficoltà perché naturalmente non è semplice dover affrontare questa onda mediatica che ci è piovuta addosso con il peso di un ragazzo che appunto frequentava questo locale che non c'è più. Al tempo stesso noi però abbiamo l'esigenza di reagire a quello che sta succedendo, cioè alcune testate nazionali sono uscite in prima pagina con la chiusura del nostro locale, cosa che non è avvenuta, che ieri abbiamo avuto il controllo dei NAS, della ASL, con l'epidermologo dell'ospedale di Pescara. Il responso per quanto riguarda esclusivamente il caso di meningite c'è stato prescritto una pulizia del locale tramite un'impresa idonea che potesse certificare l'utilizzo di prodotti a base di cloro. Candeggina, e questo a scopo esclusivamente precauzionale perché comunque è un batterio, un virus che non so se è un batterio o un virus, questo non sono preparato nel mio lavoro, ma che comunque ha un ciclo di vita brevissimo, per cui in realtà parliamo del nulla. È un ragazzo che ha frequentato questo locale così come avrà frequentato un bar, avrà frequentato un ristorante. Quindi specifichiamo, nessuna ordinanza di chiusura e soprattutto prescrizioni normali e ordinarie come se ne fanno spesso nei locali. Esattamente, domani a mezzogiorno avremo un nuovo incontro con l'ASL di Pescara e siamo al lavoro come potete vedere per ripristinare tutto e questo è quanto.
Bene, fin qui le dichiarazioni, Luca, abbiamo ascoltato le doverose, giuste precisazioni. Io, prima di salutarti, lascio veramente un'ultima domanda a cui mi attendo una risposta telegrafica, perché la domanda è semplice, se vogliamo banale, ma comunque in questo caso va fatta. Ci sono dei casi che si stanno monitorando in queste ore alla luce dell'avvio della profilassi? C'è qualche sintomo sospetto da questo punto di vista, Luca? Sì, allora riferisco la domanda di Carmine. Dalla profilassi che avete svolto è emerso qualche caso sospetto o è tutto tranquillo? È tutto tranquillo, non ci sono stati altri casi e la profilassi è sicura e garantisce al 100% l'immunità da questa malattia. Dottor Parruti. Sì, l'attività di consulenza ovviamente nelle ultime 24 ore si è intensificata, come potete immaginare, però per fortuna non abbiamo avuto né sentore né conoscenza diretta di alcuna situazione di particolare allarme. Ripeto, è una malattia rara. Quello che stiamo facendo è per andare oltre, cioè per capire se provvedimenti futuri che riguardino anche eventualmente la vaccinazione possano o debbano dare un po' più di sicurezza in questo senso. Grazie, ringraziamo Rossano De Luzio, direttore sanitario dell'ASL di Pescara, ringraziamo dottor Giustino Parruti, primario del reparto infettivi. Carmine, ti restituisco a questo punto la linea. Grazie, grazie Luca, ci siamo presi un po' più del tempo dovuto, ringraziamo soprattutto i responsabili dell'ASL e dell'ospedale di Pescara, però era necessario oggi fare giusta informazione di servizio pubblico rispetto a una vicenda i cui contorni sono stati delineati appunto anche grazie a questo collegamento.